Sembra essere ormai divenuta un'autentica via crucis a quella che la Beccheri Basket sta portando a termine nel campionato di Serie A2 Silver. Tristemente fanalino di coda, 6 punti di distanza da Matera, i biancorossi sabato erano chiamati all'impresa con la capolista e soprattutto nobile decaduta della palla spicchi nazionale Treviso. La battistrada, accompagnata da un tifo da stadio, ha concesso solo le briciole al quintetto di Sodini. Per il neo coach, 2 gare e altrettante sconfitte. Con i trevigiani, il 72-80 conclusivo è valsa l'ottava caduta consecutiva. E ora parlare di salvezza appare più di un azzardo. Nemmeno l'arrivo dei campioni slavi, Zizic e Becirovic, ha contribuito ad invertire il trend, anzi dal giorno del loro approdo alla corte del presidente Beccari sono stati solo dolori. Squadra eccessivamente matura negli interpreti chiave, si dice, anche se capitan Rombaldoni, dall'alto delle sue 38 primavere, rimane costantemente tra i migliori. Dopo un primo quarto che illude il pubblico del Pala Beccheri, la formazione di coach Pillastrini ha scatenato i propri assi a stelle e strisce, con Powell e Williams a creare scompiglio nella retroguardia di casa. I due campioni americani fanno la differenza anche dalla lunga distanza, mentre la Beccheri si affida alla consueta verve di Sorokas, la cui bomba da distanza siderale in chiusura di terzo quarto illude il pubblico del palazzetto. Il lituano è l'ultimo ad arrendersi, insieme a Giovanni Gasparin, in un finale di partita che serve soltanto a rendere meno pesante il passivo. Tradisce invece Becirovic, che poco prima dell'intervallo lungo perde la testa e si fa cacciare dalla terna arbitrale. Un altro sabato nero per una Beccheri sempre più ultima della classe. Espulso.